Ciao, benvenuti a un altro episodio di Weird Stuff. In questa puntata parleremo della stampa medievale di Norimberga del 14 aprile del 1561. Il link in descrizione di questo file vi porta a Wikipedia in inglese, in cui potrete trovare la traduzione in inglese della stampa in tedesco del 1561. Mi sono appoggiato al sito di Wikipedia in inglese proprio perché non conosco il tedesco. La traduzione del tedesco all'inglese l'ho passata rapidamente dentro Google Translator e brevemente starò a leggerla, perlomeno nella parte più importante. Questo a mio avviso è indispensabile per contestualizzare lo strano artefatto di cui poi andremo a discutere in questa puntata. Prima di ragionare su quale sia il suo significato, è a mio avviso imprescindibile leggere e comprendere il significato della stampa sull'evento del 14 aprile del 1561. Quindi io ve la leggo e voi vi guardate praticamente a video la stampa. Poi ne discuteremo in una seconda parte di questo filmato. La mattina del 14 aprile del 1561, all'alba, tra le 4 e le 5 del mattino, si verificò una terribile apparizione sul sole, e poi questa fu vista a Norimberga, nella città, anche davanti alle porte della stessa città e anche in campagna, da molti uomini e donne. Dapprima apparvero in mezzo al sole due archi semicircolari rosso sangue, proprio come la luna nell'ultimo quarto. E al sole, sopra e sotto e su entrambi i lati, il colore era sangue, c'era una sfera rotonda di colore ferroso, parzialmente opaco, parzialmente nero. Allo stesso modo c'erano entrambi ai lati e come un toro attorno al sole, talmente rosso sangue, e altre palle in gran numero, circa 3 in linea e 4 in un quadrato, anche con alcuni soli. Tra questi globi erano visibili alcune croci rosso sangue, tra le quali c'erano strisce rosso sangue, che diventarono più spesse nella parte posteriore e nella parte anteriore. Queste figure si mescolavano tra di loro e sia un'asta a destra che una a sinistra all'interno. Di queste piccole aste c'erano di altre più grandi e anche queste quattro poi c'erano, avevano diciamo le sfere ai lati. Tutti questi oggetti iniziarono a combattersi tra loro. I globi che erano i primi al sole volarono fuori verso quelli che erano su entrambi i lati, quindi i globi fuori dal sole e dalle aste dei piccoli oggetti volarono via dal sole. Inoltre, altri globi volarono avanti e indietro tra di loro e si combattevano con veemenza l'uno con l'altro, e questo continuò per oltre un'ora. Quando il conflitto, diciamo, divenne più intenso, parve che questi oggetti furono un po', diciamo, affaticati. Caddero dal sole sulla terra come se tutti fossero infuocati e poi si sprecarono e si diffusero, diciamo, sulla terra generando un immenso fumo. Dopo tutto ciò c'era una grossa lancia nera, molto lunga e grande, che fu avvistata sopra la città. L'asta puntava verso est, mentre la punta della lancia verso ovest. Qualunque cosa significano tali segni, solo Dio lo sa. Questi sono i fatti, più o meno tradotti bene, più o meno tradotti male, che descrivono l'evento di Norimberga del 14 aprile del 1561. Se le parole danno una dinamica in l'interpretazione religiosa che è fortissima in questo testo, e quindi permette una interpretazione paleofologica, il disegno è ancora più criptico.
e molto interessante. Ipotesi H0, fenomeno naturale causato da caduta di meteoriti. L'ipotesi appare in parte coerente con la rappresentazione grafica, ma non spiega cosa sia la grossa freccia nera, il grande oggetto rosso e le palle blu che sono volanti e che se ne vedono un numero impressionante nel disegno. Quindi l'ipotesi H0 è completamente inadeguata a spiegare il disegno. Ipotesi H1, fenomeno naturale parelio. In effetti a Norimberga il fenomeno del parelio non è un fenomeno raro. In inverno capita spesso, anche se attualmente non è più un fenomeno così frequente, specie in aprile. Se il fenomeno del parelio potrebbe spiegare il grande oggetto rosso con le doppie ali, eppure le palle rosse volanti in cielo, il fenomeno naturale dei pareli non spiega cosa sia il grande oggetto nero a forma di freccia, e nemmeno cosa sono i tubi blu, e nemmeno cosa sono le palle blu, e nemmeno cosa sono le croci in cielo. Quindi anche il fenomeno del parelio, l'ipotesi semplice, non spiega il disegno e nemmeno quanto descritto. Cominciamo a produrre ipotesi complesse. Ipotesi H1 complessa. Fenomeno naturale parelio. Più caduta di meteoriti, più nuvole, più citazioni di eventi storici precedentemente accaduti. Tenete a mente che questa è una super mega ipotesi composta, generata da fenomeno naturale parelio e caduta di meteoriti contestualmente ad un parelio, e la presenza di nuvole contestualmente, e contestualmente la citazione di eventi storici precedentemente accaduti per mano dell'autore del racconto e anche della stampa. Questa ipotesi composta è debole, infatti implicherebbe l'esistenza di un parelio protrattosi per lungo tempo durante la caduta di bolidi e meteoriti con un cielo molto nuvoloso. In primo luogo, il fenomeno del parelio è molto raro e non accade mai con la presenza di nuvole nere e molto basse, che avrebbero portato pioggia tramite condensazione a quote basse, nonché condensazione e pioggia alle nuvole a forma di croce a quote più alte, facendo così precipitare i cristalli di ghiaccio del fenomeno del parelio. Inoltre, la contestuale caduta di meteoriti e bolidi in alta quota per una così lunga durata come raccontata nel testo dell'epoca avrebbe implicato il surriscaldamento dell'atmosfera in quota alta, generando il dissolvimento dei cristalli di ghiaccio e quindi del fenomeno del parelio, cosa che invece non è avvenuta, leggendo appunto la cronaca del tempo. Peraltro, l'ipotesi di citazione di precedenti battaglie storiche non calza per niente con la raffigurazione dell'epoca, in quanto non ci sono eserciti disegnati nella pittura. Le presunte palle di cannone che sono invocate dai vari espertoni dell'arte, che cercano di coverappare qualche cosa, oltre che essere, diciamo, oggetti volanti attorno alla chiesa, sono palesemente raffigurate anche in cielo e sopra la città. È evidente che l'ipotesi composta del parelio, caduta di bolidi e cielo nuvoloso, oltre ad essere improbabile, contiene degli eventi che sono incompatibili, in quanto l'evento parelio e caduta di meteore, anche se ipoteticamente non è incompatibile, di per sé si dissolve proprio con la contestuale caduta di bolidi. Quindi, proprio per il cambiamento delle condizioni ambientali in alta quota del cielo che verrebbe surriscaldato dalla caduta
molto massiva, come si vede nel disegno di bolidi, facendo sparire cristalli di ghiaccio. Quindi, se si accetta l'ipotesi del parelio, non si può spiegare la presenza di frecce nere a bassa quota, di palle volanti blu, di croci ad alta quota, nonché lo spropositato numero di meteore presenti per un periodo così prolungato nel cielo di Norimberga. Se invece si accetta l'ipotesi parzialmente composta dello sciame di meteore e delle nubi nere a bassa quota e nubi anomale in alta quota a forma di croce, non si può spiegare cosa sia l'enorme oggetto rosso con le ali che vola sopra la città, nonché lo stratosferico numero di palle volanti blu, oltre che la loro formazione e la disposizione in croce, proprio come se fosse una sorta di formazione aerea. Ora proviamo a spiegare l'evento di Norimberga con una semplice ipotesi paleoufologica, impiego di tecnologia X, ossia tecnologia aliena, che però diciamo è un po' più obsoleta di quella che noi osserviamo oggi e che diciamo ad un osservatore del XXI secolo o del XX secolo sarebbe facilmente riconoscibile, perché è composta diciamo da mezzi tecnologici che anche noi terrestri abbiamo imparato a costruire. Quindi le croci sarebbero soltanto degli aerei pre-Incas, cioè degli aerei. I globi luminosi di vario colore non sarebbero altro che i Foo Fighters, quelli che già tempo osserviamo da lunghissimo tempo, quindi si pensi ad esempio agli avvistamenti durante tutta la Seconda Guerra Mondiale nei teatri bellici sia dell'Europa quanto dell'Oceano Pacifico. Che cosa potrebbe essere l'oggetto a forma di freccia di colore nero e l'oggetto rosso sopra il sole con due ali? Beh, forse due delle tre barche solari, cioè il modulo 2. E qui io vi rinvio ad andare a leggere paleocontatti indiretti, trovate il link in la descrizione in questo filmato di YouTube, il file in PDF è liberamente scaricabile e coperto da Creative Commons, libro di paleofologia razionale, e ve lo potete andare a leggere, dove potrete trovare tutta una serie di considerazioni per cui praticamente le situazioni chiacchiere incominciano a diventare a zero. Ok, per questa puntata è più o meno tutto. Se vi siete appassionati a questo tema, io vi consiglio di andare a scaricarvi il libro oppure di seguire la playlist di paleofologia razionale che trovate linkata sempre nella descrizione di questo video di YouTube. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.